Riattivare le borse lavoro sospese dal commissario prefettizio e continuare a rinnovare il vetusto parco mezzi del comune per migliorare l'efficienza e la tempestività della macchina comunale nel dare risposte ai cittadini e alle imprese. Questo è l'annuncio del neo sindaco Alberto Giovannetti, che di lunedì mattina ha fatto visita alle officine e ai magazzini comunali per incontrare gli operai, accompagnato dagli assessori Francesca Bresciani e Stefano Filiè e dal capo di gabinetto Adamo Bernardi. Ogni giorno, ha detto il primo cittadino, arrivano decine di segnalazioni di ogni genere all'URP, che non sempre riesce ad evadere con rapidità a causa della carenza di personale da un lato e dall'impossibilità di assumere nuova forza lavoro dall'altro. Le borse lavoro nei 2 anni passati hanno coinvolto persone disoccupate in mansioni retribuite di sorveglianza e di manutenzione strategica. Sul fronte del parco mezzi, l'amministrazione Mallegni aveva già tracciato la linea con l'acquisto di un nuovo mezzo che ha dato il via al rinnovamento del parco. Inevitabile il riferimento alle tante produzioni artigianali che vengono realizzate presso le officine comunali, come le installazioni che hanno fatto la fortuna di Pietrasanta, il celebre albero di Natale a testa in giù o composto con gli ombrelli l'anno scorso, fino alle mariposas di quest'anno, le farfalle omaggio a Manolo Valdés in corso di realizzazione proprio adesso, che svolazzeranno quest'estate nel centro storico nella Marina in via Versilia.